e soprattutto un benvenuto al presidente dell'Associazione Donne Futuro, l'avvocato Cristina Rossello, che ho avuto modo di collaborare nella federazione, e devo dire un grazie veramente per il lavoro che fa per lo sport e per questa associazione che è soprattutto voluto essere qui con noi. Grazie e ancora io spero che da questo convegno in questa regione nasca qualcosa di profitto. Grazie ancora. Ho il piacere di portare il saluto del dottor Cavallo, che come sapete in questo momento è il commissario della Federazione Sport Invernali, del colonnello Pariniello, che insieme all'avvocato Rossello sono i due vice commissari. Questa è la parte che dovevo fare ufficiale. Poi c'è una parte più personale che volevo fare all'avvocato Rossello. Un ringraziamento per quello che ha fatto in questo periodo per la federazione, e non solo a nome del segretario, ma proprio a nome di tutta la federazione. In questi pochi mesi che abbiamo collaborato insieme, devo dire che abbiamo imparato molte cose. Mi ricordo che una delle prime volte che ci siamo incontrati sulla porta del suo ufficio, quando me ne stavo andando, le ho subito detto, ho detto ai miei collaboratori che probabilmente impareremo più in questi 5-6 mesi di collaborazione con lei che non quanto abbiamo imparato in tutti questi anni. E alla fine di questa avventura che mi consente, che abbiamo passato insieme, devo dire che effettivamente questo è successo. Abbiamo imparato molte cose, abbiamo imparato forse a lavorare anche un pochettino meglio. Forse non era un discorso pertinente in questa cosa, ma ci tenevo a farlo perché veramente era doveroso da parte mia ringraziare l'avvocato Rossello. Auguro un buon lavoro, so che per quanto riguarda il progetto Donna Futuro c'è poco da dire, perché si vede che cammina da solo e cammina bene, e se cammina come è camminata la federazione va sicuramente bene. Grazie. Io ringrazio molto gli interventi del dottor Bombei, del dottor Cartasegna, che sono dettati da una conoscenza recente però spontanea. Loro mi hanno visto all'opera. Io sono stata incaricata di essere il vice commissario per la parte più spiacevole, cioè quella che va a vedere tutti i conti, le parti legali, che fa, scusate il terminaccio, tappati le orecchie perché sei piccola, i cazziatoni alla gente e trova i buchi che non vanno. Allora, questo cosa significa? Che sono un cerbero, e questa è la mia caratteristica. Si può essere cerberi in tanti modi. Io nel tempo, da una parte più severa, ho imparato a far affiorare quello che è la mia caratteristica. Io sono una donna, non sono un uomo, quindi posso fare, ho capito il metodo maschile, l'ho imparato, l'ho adottato, adattato e adottato, e adesso propongo questo modello da un po' di anni che vedo che è molto vincente. Si possono fare, dire le cose con una logica femminile. Una logica femminile che secondo me può portare ad una complementarietà di lavoro. A me fa piacere che il dottor Cartasegna sia qui, abbia portato i saluti del dottor Cara, del colonnello Pariniello, perché con loro sto lavorando molto bene, pur essendo persone di governance molto dure, molto difficili, molto anche intransigenti, e la scelta umana del dottor Cartasegna, che è la moglie che deve fare la terza operazione e che è venuta e ha parlato così a braccio, mi ha commossa, perché è uno scontro incontro, nel senso che io mi sono trovata a rapportarmi come vice commissario con una realtà molto complicata. E ovviamente sono stata salutata all'inizio con dei blog, cosa farà questa nel mondo della finanza, non ne sa niente di noi, tutto il mondo sportivo mi guardava un po' così, perplesso, chi è, come mai arriva, scelta da chi, Petrucci e Carraro l'hanno scelta, ma chissà com'è fisicamente, tutte queste cose sono testimoniate sui blog, sarà brava, sarà capace, sono così. E quindi alla fine i risultati quali sono stati? Presentarsi con umiltà, pazienza, forza, determinazione, preparati, e cercare di interloquire e portare un messaggio nuovo che non deve essere appunto quello che abbiamo detto delle Tiger Lady che sono costrette a vestirsi da uomo ingessato, per esempio oggi io, per sembrare più magre, però per poter interloquire a livello maschile. Noi abbiamo la nostra caratteristica, siamo complementari, e il nostro punto di vista espresso con tutta la nostra caratteristica femminile ci consente di fare
di dare un buon risultato. Mi fa piacere che ci sia il padrone di casa, scusi se io assessore continuo a dire che il dottor Pompei è il padrone di casa per me, perché per il suo ruolo, quando io ho detto voglio andare in Val d'Aosta perché mi ero trovata la mia madrina adatta, che l'ho trovata da settembre praticamente, la sto studiando come madrina adatta, e volevo andare e venire in Val d'Aosta, volevo avere anche un'accoglienza di un certo tipo, cioè nel mondo che io sto commissariando tutto sommato, perché volevo avere la cartina tornasole. Io la ringrazio, non sapevo cosa avrebbe detto, non sapevo cosa avrebbe detto il dottor Cartasegna. Se aveste detto peste come, vuol dire che l'esperimento non andava bene. Allora, io mi auguro che sia veramente la volta buona, perché lasciatemi dire, tu l'hai già detto, ma è una cosa pazzesca, questo lo posso dire proprio a ragion veduta, che al giorno d'oggi, cioè nel 2012, a oltre 100 anni dalla nascita del Comitato Olimpico 110, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non ci sia una donna presidente di federazione, le federazioni sono 40, non ci sia nessuna donna nelle posizioni chiave dello sport dirigenziale, se ve la devo dire tutta, e solo perché mi ci ha mandato Carraro, e sono stata, proprio visto che parlavate di Carraro, fortemente sponsorizzata da lui. Io ad oggi, non ne faccio più parte dal 2005, ho fatto il mio quadriennio allora, sono ancora l'unica donna eletta in giunta CONI in 110 anni di storia delle istituzioni in qualità di dirigente. Ce ne sono state come atlete o come membri CIO, Vicenta, Bellutti, eccetera. Come dirigente in 110 anni una io, messa lì da Carraro peraltro, quindi da sola non ce l'avrei mai fatta. E allora qual è la strada? Scegliersi un uomo come tutor? Non lo so, non ve lo voglio dire, io credo che le capacità, credo che se oggi Cristina o io ci presentassimo da sole senza un uomo come tutor, forse ce la faremmo, perché ci siamo fatto un mazzo così da cinquantenni, ahimè, con tant'è, inutile barare sull'età, ecco, a dimostrare che siamo capaci. Però ecco, il posto non te lo molla mai nessuno, tanto più se sono secoli di dominazione incontrastata dove infilarsi non è mai stato possibile. Allora ti infili se commissariano una federazione che diretta da tanti uomini non è mai funzionata, parliamoci chiaro, o se quella, ma come tante altre, perché se parliamo del calcio, vabbè, no, è così. E perché ti hanno chiamata? Perché c'era una situazione da sanare, perché sei un bravo avvocato, a me perché mi hanno chiamato? Perché nessun altro lo voleva fare. Poi dopodiché vai a dimostrare che sei anche capace di raccontarsi delle palle, ma è così. Una cosa, Cristina, io non